allarga tutto, è meglio, buona di meglio, 4 gol per te in questa partita, 9-2 il risultato finale, una grande prova di tutta la squadra, soprattutto anche una grande prova tua, un'ottima preparazione in ottica della partita difficile con il Candido di sabato. Dopo questa crisi finalmente vi siete ripresi. Sì, abbiamo avuto un momento in cui molti giocatori fondamentali della squadra ne sono venuti a mancare, in cui non c'era nemmeno io, abbiamo perso 3 partite importanti, però noi ci ricrediamo ancora e sabato ce l'andiamo a giocare con la prima in classifica e cerchiamo di vincerla. In bocca al lupo. Grazie. Mister Florio, una grande vittoria 9-2 contro Casoria, che sicuramente era una squadra pericolosa, poteva esserlo pericolosa, ma voi avete giocato alla grande, finalmente dopo un periodo di crisi potete dire ufficialmente di essere riusciti. Adesso c'è il Cardito, cosa ne pensa? Penso che adesso già siamo con la mente lì a giocare la partita in casa col Cardito, perché questa gara, sorvolando che era un po' rimaneggiata anche il Casoria, appunto avevamo le 3 punti, però non c'è il lusso di poterci deconcentrare e pensare a questa vittoria, ma dobbiamo già pensare, purtroppo in meno di 48 ore abbiamo una seconda gara, quindi sì, contenti, ma già il clima resta ancora quello di essere concentrati e quel pizzico di essere tesi per puntare a vincere contro la capolista esattamente il Cardito. In una partita comunque dove ci sono stati tanti gol, veramente tutti hanno giocato bene, è difficile dire chi è stato il migliore in campo. Come avete fatto a preparare una partita praticamente alla perfezione? La squadra si è allenata bene, come è andata in queste settimane? Prima cosa sono contento, abbiamo recuperato un po' di infortunati, anche se Gildo Lubrano ha questo ancora piccolo problema di contrattura, prima cosa abbiamo recuperato tutti.
questa è la notizia migliore. Stiamo ritornando a poter provare alcuni schemi, ieri sera abbiamo fatto solo seduta tattica, si sono visti i risultati oggi, ma ripeto, purtroppo abbiamo dovuto preparare questa e l'altra, quindi adesso spero che gli stessi frutti seminati ieri sera nell'allenamento posso raccoglierli anche sabato. Il primo posto è praticamente impossibile, si può credere al secondo? Ma personalmente pensiamo una gara dopo l'altra, come adesso abbiamo archiviato questa qua di contro il Casoria e già pensiamo l'altra. Non c'è più l'idea di voler fare un progetto futuro, nel senso di voler pensare alle altre gare per un motivo molto semplice che ci deconcentra. Allora bisogna pensare una gara dopo l'altra, abbiamo tutte finali, bisogna vincerle tutte, il resto conta poco, poi alla fine vediamo. Grazie mister. Mister Troiano, una partita completamente da dimenticare, una forza mischia che ha travolto comunque un risultato forse un po' esagerato, comunque vista anche la vostra buona squadra, però veramente è stata una grande prova della Futsal. Come mai la sua squadra non è riuscita a fare di più? Ma noi siamo venuti con una squadra molto rimaneggiata, perché ovviamente, come dissi all'epoca, l'increscioso episodio che c'è stato due mesi fa, che in settimana per noi era estremamente difficile venire a disputare una partita sull'isola. Purtroppo abbiamo racimolato gli uomini che potevamo racimolare. Sono dispiaciuto per la sconfitta. Non era questa la gara che dovevamo vincere, anche se i miei ragazzi all'inizio hanno avuto molti buoni spunti, si sono mangiati 4-5 occasioni nitide e purtroppo poi la stanchezza ha cominciato a venire fuori, perché avevamo solo due cambi di esposizione e quindi purtroppo è andato come è andato. Non per riaccendere la polemica, ma ci sono voluti due mesi per stabilire la data comunque di questo rinvio, quindi non solo ci fu quell'episodio comunque scandaloso dell'arbitro che non si presentò, siete stati comunque anche sfavoriti da un'attesa lunga. Questa partita rientra ancora nel girone d'andata, noi siamo già quasi alla fine del girone di ritorno. Devo ringraziare il presidente della federazione, perché è stato... Innanzitutto si è scusato a nome della federazione per quello che è successo e per quanto poi ha messo a disposizione tutta la sua buona volontà, ha fatto in modo che non ci fosse subito il recupero della gara, perché io ero impossibilitato, dovevo per forza di cose ritirare la squadra dal campionato, però ci siamo venuti incontro, il presidente e noi abbiamo fatto in modo, abbiamo allungato un pochettino i tempi e io ho dato la mia disponibilità, ho fatto un enormi sacrifici per riuscire a portare la squadra, anche se in pochi uomini, a una mischia. Diciamo che adesso siete un po' lontani anche dalla zona playoff, resta comunque un obiettivo, potete ancora credere a questo traguardo che per voi sarebbe importante? Fin quando ci sarà la matematica che ci darà ragione, noi ci proveremo fino all'ultimo secondo di questo campionato. Era il nostro obiettivo di questo campionato quando abbiamo iniziato ed è quello per cui finiamo quest'anno. Purtroppo ci sono stati molti episodi che non ci hanno consentito di andare avanti. Però purtroppo ogni campionato è una storia a sé. Quest'anno abbiamo avuto anche influenze esterne che non ci hanno consentito di svolgere al meglio il nostro lavoro. Però comunque questo non toglie che il nostro obiettivo è sempre quello di perfetto. Grazie. Prego. Ciao. Alla prossima.